Sto? Non è la fine del mondo. Scusate, sono un pochettino confuso. Ho fatto l'amore con un uomo, con le bombe. Sai che? Te lo prometto, nessuno verrà mai a sapere niente di questo. Ma noi l'abbiamo saputo, però. E ce ne dimentichiamo, è così che si fa. Io ho fatto un sacco di strozzate, merda, me ne dimentico e basta. Ma sì? Certo, volano via, come un uccello. Certo. E questo ci metterà un po' a volare via, ma col tempo lo fa. Ok, l'uccello non c'è più. Il volato non c'è più. Volato via. Già. Presto, il telefono. Di chi è? Rispondete. Il padre di Loren. Ecco, è ritornato l'uccello. Rispondi. Non posso. No, magari sa qualcosa di Teddy. Abbiamo ancora una chance. Non posso. Ora ti calmi e rimetti in moto il cervello. Sto. Pronto? Come si può fare una gita di pesca il giorno prima del matrimonio? Sì, direi che è stato un po' da stupidi. Passami Teddy subito. Teddy ha il mal di mare al momento. Mal di mare? Teddy è allievo ufficiale di coperta da quando ha 9 anni. Oh, che strano, sta vomitando dappertutto. Ora ti dico una cosa che tu ancora non sai. Tu non mi piaci. Lo sapevo, veramente. Se mia figlia sceglie te, il problema è suo. Signor Sirisai, sono Phil Winnick, senta, ci deve perdonare, ma boccano dei marlin davvero pazzeschi. Dio! No! Ridateci le nostre scimmie! Che scimmie? Compratemene una! Hai capito, strozzo? Quella scimmia del cazzo! Dammela! Gliela dai, ha una pistola, hai notato? Ma è la nostra scimmia! Non mi faccio ammazzare per una scimmia del cazzo! Restituiscila, dai! Adesso non si può tenere neanche una scimmia! No. Fì, guarda là! Sul casco hanno messo una banana! È un casco di banana! Ma che cazzo succede? Fermi un momento! Mi dite che è successo? Sapete dov'è il nostro amico? Sì! 16 anni! Razza asiatica! E non ho capito che ha detto! Non ho capito! Che ha detto? Che ha detto? Lui ha detto fanculo voi! Mi si è fatto male! Vorrei entrare, mi hanno colpito! Che male! Tranquillo, Phil, tranquillo! Risolveremo tutto e ci riprenderemo la scimmia, ce la riprenderemo! Che cazzo se ne frega la scimmia? La porta il mio braccio! Ma che cazzo sta succedendo? È una cosa grave, tu sei un medico! Non lo so, va bene! Che c'è?